Io non uso Photoshop per ritoccare le mie fotografie perché penso che la fotografia debba essere pura. Ragazzi, ma siamo nel 2019, ma comunque, al di là del 2019, voglio dire, Ansel Adams in camera oscura faceva dei ritocchi da paura, mascherava alcune aree per fare in modo che risultassero più chiare o più scure rispetto a come sarebbero state stampando il negativo a zero, ma già in fase di sviluppo faceva delle scelte che lo portavano a ottenere determinati risultati. Di più, la carta che sceglieva era una carta che aveva più o meno contrasto in base a quello che gli consentiva di avere più o meno contrasto in base al risultato, come dicevo prima, che lui aveva in mente. Quindi il punto è, ragazzi cari, che non esiste il caso in cui noi non facciamo post-produzione, perché quando anche io scattassi in JPEG con la mia macchina fotografica, la stessa macchina fotografica nel momento in cui interpreta il file RAW e scrive il JPEG fa delle scelte. Magari abbiamo impostato uno stile dell'immagine che quindi viene applicato ed è già un trucco in qualche modo. E poi se mandiamo il nostro file a un laboratorio e non abbiamo il controllo della situazione, saranno loro a fare delle scelte per noi e quindi sceglieranno la carta sbagliata o la carta giusta e magari faranno anche un po' di ritocco, magari in maniera automatica, prima di effettuare la stampa finale. Personalmente preferisco avere il controllo dell'intero flusso di lavoro, scegliere come scattare, scegliere come sviluppare, scegliere se fare eventualmente degli interventi un po' più spinti sul file e soprattutto fare una post-produzione che sia funzionale alla stampa e quindi al risultato che io avevo in mente. Scegliere la tecnica di stampa e la carta, il supporto su cui andrò a stampare. E ancora, se vogliamo dirla tutta, guardare l'ambiente in cui esporrò le mie foto e scegliere la migliore illuminazione per comunicare ciò che ho in mente.